E qui con noi c'è Michele Cicatelli, il coordinatore di questa. La prima è andata bene. Sì, la prima mostra di libro antico e documenti ad Olevano sul Tusciano. È stata veramente una manifestazione in famiglia. C'erano persone da tutte le parti dei paesi limitrofi, Giffoni, Montecorvino, Battipaglia, Eboli e anche persone del Cilento. È stata veramente la festa della cultura. Questo tandem con l'associazione Il Saggio ha funzionato, anche l'assegnazione dei premi a Geremia Paragge e all'imprenditore locale Osvaldo De Sio, proprio ad hoc. Sono persone che meritano, questo premio è stato ideato da Antonio Lanzotto di Radio Flash Salerno con il mio piccolo contributo e collaborazione. Scegliamo ogni volta persone che meritano in Olevano e anche persone che hanno dato lustro ad Olevano non essendo del luogo, e quindi assegniamo questi premi proprio per far sentire il senso e l'appartenenza di questo territorio. Poi ricordare il passato è importantissimo. Olevano è ricco di storia, è ricco di tradizione, bisogna soltanto tramandarle alle future generazioni, perché non si deve fermare questo importante treno della cultura. Quindi per chiudere un bilancio su questa prima edizione, Michele... C'erano 400 persone circa, i libri erano dal 400 fino al 900, le persone che erano qui al tavolo dei relatori erano persone importanti: Don Marcello Stanzione, angelologo di fama mondiale, Bernardo Altieri, un avvocato noto e ricercatore, e Giuseppe Strafelle, che ha scritto questo importante libro. E non dimentichiamo, in ultimo ma non di minore importanza, la dottoressa Grimaldi di Giffoni, che ha scritto questo importante libro, Il Club del Piumino Rosso. Ragazzi, giovani, leggete questo libro che è importante.